Fox, Radio Station, la radio che ti rincorre. Questa è DJ Fox Radio, eccoci qua, siamo in compagnia di un amico con un nuovo singolo, un amico che tutti i singoli praticamente che produce, esatto. È sempre un piacere farli ascoltare. Anche per me, cioè buonasera a tutti. Matteo Principe, salve, eccolo tutti, qua. Salve, ciao a tutti, ciao. Ecco, ciao. Anche in questo caso abbiamo ottima musica in arrivo, un nuovo singolo appena uscito. Sì, appena uscito, e il brano si chiama Semplice. Semplice. Ce l'aveva già Gianni Togni, Semplice. Sì. Non mi ricordavo. Ma non è una cover, non è una cover. No, non è una cover, è un brano. Sì, poi vabbè, le canzoni, sì, ovvio, i titoli sono quelli. Sì. Ti amo e tu. No, sono molto contento di questo brano, e significa tanto per me, e poi è il terzo singolo che esce in pochissimo, neanche un anno alla fine, se ci pensi. Da quando è iniziato il tuo percorso solista. Esatto, molto importante questo, che uscendo appunto da un gruppo, sì, hai preso a camminare con le tue gambe e hai già fatto 3 singoli, sì, e insomma, che ti hanno dato già delle belle soddisfazioni. Assolutamente sì, molto molto contento. E non lo so, guarda, ti dico, è un brano che non avevo da tanto tempo, e in pochissimo, con la collaborazione di Alberto Scarano alla chitarra, ci siamo incontrati. Salutiamo, tra l'altro, assolutamente, un grandissimo chitarrista, sì. E con una creatività pazzesca, una persona veramente con un mondo interiore che mi ha colpito. In pochissimo tempo è uscito questo brano, che la musica l'ha scritta lui, io ho messo il testo, gli ho scritto le parole, ed è uscita questa bellissima collaborazione, ma veramente in pochissimo tempo. E sono proprio contento che sia nata questa collaborazione e che sia uscito in questo periodo, perché ci voleva un po' di semplicità. Ecco. Sì, è vero. Penso, perché non c'è stato più niente di... No, infatti. Assolutamente. Cioè. Guarda, ti dico, poi è una cosa. Io questo brano l'ho scritto pensando a mia nipote, che è nata da poco, Elena, e mi ha colpito tantissimo. È nata il 5 di maggio, se non sbaglio. Spero di non sbagliarmi. In pieno lockdown. In pieno lockdown, assolutamente. E quando è nata, quel sorriso che hanno i bambini mi ha veramente stupito, e ho detto, non sapevo che cosa dire, forse perché era la prima volta che facevo lo zio, ecco, diciamo così, non sono sposato, neanche ho figli, quindi all'idea di essere finalmente zio, questa cosa mi ha colpito, e vedere un bambino che non sa neanche che cos'è un sorriso, fondamentalmente contestualizzato. Sì, perché lo fanno comunque di naturalezza, no? Cioè lo fanno senza sapere cosa, di naturalezza, cosa stanno facendo. Esatto. E allora lì mi sono reso conto, ma è proprio semplice sorridere alle cose. Però penso che poi, quando noi cresciamo, purtroppo dovuto alla storia di ognuno, sia un po' più difficile. E penso che la semplicità del sorridere sia un percorso, non so come dire, un percorso da fare. Cioè, sorridere in maniera frivola, sono capaci tutti, basta. E molte volte anche per togliere un po' l'imbarazzo, spostare. Sì, con questo sorrisetto così. Esatto, ma sorridere in maniera autentica, beh, quello secondo me di cuore. Molte volte si può farlo per se stessi, anche se c'è una persona che è affianca a noi, che in qualche modo ci tira sempre su, perché poi alla fine veramente ci si perde un casino di parole, ma è veramente sorridere la vita è semplice, non è così difficile, diciamo. Questa, bene o male, la canzone mi ha ispirato, ecco, una bella canzone d'amore, diciamo così, d'amore puro. Non contaminato, esatto. Quello che può essere appunto per un figlio, una nipote o una persona cara. Sì, sì. E quindi tu in questo periodo hai pensato, hai scritto, hai... Allora, mi sono confrontato con tanti altri artisti, anche sentendo i grandi artisti che hanno avuto difficoltà a scrivere. Beh, io personalmente non ne ho avuta. Beh, c'è Boy George che dice che ha scritto 7 album. Ma là è una questione... Io penso, per esempio, anche ho sentito Vasco Rossi, sentivo anche Carlo Verdone, che avevano problemi, perché sono, penso,
artisti che su certi aspetti dovevano vedere, fare un percorso all'indietro. Loro sono molto osservatori. Verdone ha fatto la sua carriera su andare a osservare. Persone, Vasco Rossi la stessa identica cosa, anche quando parla di Sally, è un'esperienza che lui ha creato, che poi alla fine è lui Sally, che così ha detto in un'intervista. Ma fondamentalmente è un viaggio che il lockdown ti segnava un po' a scoprire un po' dentro di te, verso te stesso, e lì è un discorso un po' che scricchiola, no? Andarsi ad ascoltare, sì, piuttosto che essere un bravissimo osservatore di quello che cos'è la vita, però non riesci, cioè, adesso era da fare un esercizio al contrario. Beh, io sono un po' più allenato da questo, e infatti voglio imparare dai grandi a essere un grande osservatore, ecco, diciamo. Quindi sì, la tua strada comunque io ti auguro che sia veramente sempre in crescita. Lo spero anch'io. Anche perché tu lo meriti, perché c'hai una voce, questo te l'ho sempre detto, una voce che è fuori dal comune, no? Sì, quindi sì, merita veramente di essere portata all'attenzione del grande pubblico. Grazie. E di fare quel salto che tanti hanno fatto anche senza tanti meriti, se vogliamo, perché c'è gente, no dai, ci sono alcuni che sono, sì, ahimè, sì, diciamo ci sono proprio dei cani che cantano e non sai perché sono lì, non si capisce, eppure qualcosa funziona, non funziona. C'è del marcio in Danimarca, assolutamente. sì, sono d'accordo. Ci tengo tra l'altro a dire che nella parte dell'arrangiamento c'è anche il solito amico insostituibile Alex Catania che salutiamo, ha curato gli archi, e una new entry che ha gestito il mix e il master, che saluto tantissimo, un grande professionista, Eric Shanna, che ringrazio davvero per tutti i pirulini magici che ha azionato, per il mixer, il mixaggio, assolutamente, suono, ci tengo a tecnici del suono, ingegneri del suono, e così via. È stato un bel collettivo, anche persone. Perché queste persone sono quelli che fanno poi il suono finale, assolutamente, che cosa sarebbero i primi dischi dei Pink Floyd senza Alan Parsons, esatto, assolutamente, anche i Beatles senza George Martin, piuttosto che senza i tecnici del suono che erano in sala con loro, no? assolutamente. Sì, è un lavoro che assolutamente non va sminuito, e anzi per niente bisogna ricordarlo e valorizzarlo, assolutamente, tante cose vengono gestite da loro, e quello che noi ascoltiamo, anche entrare nella testa dell'artista e creare quei colori in più, e grazie ai tecnici, a quelle persone che non si vedono, per esempio, che a me anche nel lockdown sono successe problematiche nel mondo degli artisti, non dei grandi artisti ma degli addetti ai lavori, quindi i fonici, quant'altri, i tecnici, che sono rimasti praticamente senza lavoro, anche perché comunque le sale di incisione, sale di registrazione sono state vuote, no? Assolutamente, infatti. Addirittura i doppiaggi trovavi film magari su Netflix senza il doppiaggio in italiano. Assolutamente, c'è un mondo di persone che lavorano, non sapete quanto, ma che va veramente il nostro supporto. Ecco, infatti io sono dell'idea, sono dalla parte dei lavoratori. Assolutamente. Sì, e soprattutto quelli che lavoro l'hanno visto un po' sfumare, che gli è scappato un po' dalle dita. Esatto. In questo periodo. Sì. Matteo, facendo un percorso di questi tre brani, come vedi questa evoluzione? Brano in brano. Bella domanda. Infatti mi sono anche confrontato con anche amici artisti, quant'altro, musicisti, e ho chiesto infatti pareri. Poi ho il mio parere personale. Concludendo momentaneamente, chi lo sa, che vedremo se faremo mai un disco in futuro, chissà, con gli Etimo ho iniziato un po' a cercare di trovare un'identità. Dove si va per me è stato un esperimento. È stato un brano che è arrivato anche lì dal nulla, l'ho scritto la scorsa estate. E è uscito poi a dicembre. Che poi è uscito, sì, esatto, è uscito poi verso fine novembre, inizio dicembre. E lì c'è un piccolo esperimento. Ho provato anche a giocare un po' con la voce, cercando di spingermi un po'. Infatti era molto urlata. Poi era un momento. L'hai lasciata libera. Mio particolare della mia vita personale, ed è stata una reazione.
è una celebrazione poi della vita, quindi è molto grintosa. Mi basterò invece è un brano che mi ricorda il passato, ma in qualche modo è tornato a presentarsi in quel periodo preciso. È un brano che io ho iniziato a scrivere con gli Etimo, poi purtroppo non trovava casa quel brano perché era un altro genere. Lì mi rendevo conto che qualcosa in me già all'epoca, che un po' le strade si stavano, esatto, che volevo fare un qualcosa di diverso, ed è rimasto lì, noi l'abbiamo anche proposto, ma si sentiva che non era per gli Etimo, non era nelle corde degli Etimo. Esatto, poi con la collaborazione di Alex gli abbiamo dato un nuovo colore in modo tale, però è strano perché comunque con Alex eravate due Etimo, esatto, però la cosa è nata, no, la magia, esatto. E lì infatti anche con la voce sono tornato un po' a essere un po' più me stesso, un po' più ok, un po' più calmo, no, e sul fatto anche forse per il bastarsi. E invece a quel punto poi adesso c'è Semplice, che è ancora più calma rispetto a quella di quindi, prima, quindi non so come dire, mi sto l'incazzatura sta passando, ecco. Diciamo così, quindi stai facendo un'evoluzione un po', diciamo, non al contrario ma verso una rilassatezza, una pace interiore forse ritrovata. Esatto, ma poi penso che c'è non so come dire, ci sono momenti della propria vita, ma poi non serve per forza sempre urlare, cioè nel senso che poi può essere che invece un'altra canzone urlerò come un disgraziato, e questo non lo so, però non per forza bisogna sempre urlare le cose per dimostrare qualcosa. Anche perché guarda, prendi la batteria per esempio, no? Cioè un batterista metal anche, esatto, no, fa un casino dall'accidenti, esatto. Eppure un batterista jazz che sembra molto più difficile, esatto, conoscere le dinamiche, esatto, sì, conoscere. La batteria va suonata, proprio toccata dove è giusto, dove esatto, e quindi non serve, no, a volte urlare, sbraitare, no, quando basta invece una voce, esatto, ma dipende da, no, ma magari puoi provare tutto, dipende dal brano. Infatti io guarda, ti dico, quando compongo non mi pongo questa, accetto dove si va, ma neanche dove si va, non mi pongo come potrei fare la voce. Io cerco di seguire il flusso di coscienza sia nella scrittura che nel canto. Molte volte mi è capitato di scrivere delle canzoni che non avevano testo ma erano fake English, sì, quindi creavi una linea melodica, io lasciavo andare le parole, quindi uscivano delle strafalcioni in inglese, sì, sì, manco si possono sentire, proprio bestia alla luce dalla, esatto. Beh, dalla lo faceva meglio sicuramente, e poi ci scrivevo il testo, quindi cerco più che altro di essere più fluido possibile, sì, nel sì, lasciar scorrere questo fiume, no, come diceva, di note, esatto, essere antenne, che sentivo, sì, parlare Esma qualche tempo fa su questa cosa qui, esatto, noi artisti siamo veramente così, e quindi Seguendo il flusso di coscienza, poi escono le canzoni, a meno non mi pongo questo problema, sì. Però vedendo mi rendo conto forse che mi sto un pochettino più calmando, diciamo così. Vabbè, non calmarti troppo però, no. Un po' di grinta ci piace. Sì, tanto nei prossimi mesi arriveranno cose belle, perché altre canzoni le ho scritte, le sto scrivendo, sono molto contento, sono veramente pieno di cose da dire, anche più avanti, quindi piano piano. Quindi. Ma sì, tutte le cose vengono poi comunque, mica tutte insieme. Assolutamente. No, non è vero. A volte quando non devono, sai come si dice, le sfighe arrivano, sì, tutte insieme. Sì, quelle, sì, stai tranquillo. Sì. Però, insomma, invece quando fai un percorso che vorresti un po' bruciare le tappe, no? Magari vorresti avere dei risultati, allora devi avere pazienza e aspettare di raccogliere quello, sì, che sì, si è con tanta... sì, assolutamente. Infatti, guarda, come posso dirti, bisogna fare... Quando arrivano così tante cose di per sé è perché forse hai procrastinato delle cose, no? Diciamo, e quindi ti tocca poi fare tutte. È meglio gestirsela piano piano. Una per volta, sì, no? E che altro posso dirti? Adesso non saprei... Ah, il brano esce con sotto Jim Studio Music, Richfield, che ringrazio tantissimo, e Taurus Publishing. Sì. E sono davvero contento. Già Mi Basterò era sotto di loro, e veramente è nata questa bellissima collaborazione di cui sono veramente grato. Bene, non rimane che a questo punto ascoltarlo veramente questo brano, con tanto l'abbiamo aspettato, e adesso ce l'abbiamo qua e lo ascoltiamo. Presentalo tu, Matteo. Ed ecco a voi Semplice di Matteo Principe. Ciao Matteo, grazie. Grazie a te Mauro. Al prossimo allora. Alla prossima, ciao a tutti. Ciao.
volta vedo chi sei, assomiglia a quel fiore del mondo. Ogni volta dai quel che hai, senza chiedere nulla in cambio. Le promesse al vento, sai, son messaggi al cielo, ma quando tornano fai un salto e poi con il sole vai. Semplice, se ti guardo sorridi e mi fai capire che semplice, e non fai distinzioni, cogli tutto l'amore in ogni cosa che fai. Illumini tutto intorno e come per magia il buio non c'è più, non c'è. Quante volte ci perdiamo in tante parole che ci portano lontani da noi e dal cuore, e ci sembra tutto così difficile, ma quando ci sei te sembra semplice. Se ti guardo sorridi e mi fai capire che sei, e non fai distinzioni, cogli tutto l'amore e ti proteggerò, ti darò tutto quel che ho, e lo so che tu farai lo stesso con me, perché sei. Se ti guardo sorridi e mi fai capire che semplice, e non fai distinzioni, cogli tutto l'amore semplice. Quante volte ci perdiamo in mille parole semplice, fai distinzioni col sorriso che sa di felicità. Fox Radio Station, la più attenta selezione musicale.